Ciao, cerca di rimanere e non abbagliare a chi farà i cammini, eh. Non abbagliare a chi farà i cammini, cerca di salutarli. Ciao. Ecco, vieni. Cammina. Oh, vieni, vieni, tanto. Non ci mancano mai questi animaletti, vero? Troppo bellini. Sì. A me piacciono. Poi... sì, io lo vorrei un cane, ma troppo impegnativo. Eh sì. Io ce l'ho sempre avuto, però ultimamente poi mi è mancato non di metterne un altro, insomma, di legare. Sai quanto impegno è. Uscire, magari se manchi qualche giorno devi... ma comunque... Allora, questo percorso comunque non l'avevi mai fatto? No, questo non stesso. Mai. Che effetto fa passare dove passava un treno? Perfetto. Beh. Che sei stato... Dove hai lavorato con i treni? Con i treni, tutta Italia. Ho iniziato a Torino, che ho fatto 7 anni. Poi ero venuto qua, trasferito in Sardegna. Ero trasferito qua, però, diciamo la verità, siccome io guidavo quasi sempre, qua, di più erano i treni elettrici, qua erano soltanto treni diesel. E poi le linee erano 4 linee, queste che abbiamo in Sardegna. E quindi comunque sono continuato a rimanere. Poi gli ultimi 5 anni, quando i ragazzi erano già di una certa età, ho detto, ma gli ultimi 5 anni me ne sono andato in trasferta, fatto nuovamente, ho fatto 2 anni a Roma, 2 anni a Firenze e l'ultimo anno ho girato da Trento, Treviso, Venezia, in quella zona l'ultimo anno. Chi lavora nelle ferrovie viaggia gratis sulla ferrovia oppure no? È una leggenda. Sì, tutte le... sì, viaggio gratis. Anche dopo pensionato? Sì, anche dopo pensionato, però nelle frecce rosse, nei treni in alta velocità, con quello devo pagare un prenotamento. Ma, poca roba, insomma. Sì. Però, un'agevolazione. Sì, che... no, ma solo tu o no, anche famiglia? I familiari, i figli sino a 21 anni, a 18 anni, sino a 21 anni avevano il biglietto gratis anche loro. Quindi ne ha soffritto Matteo ancora. Quando andava a Cagliari. Sì, quando andava a Cagliari. Invece la moglie rimane? Sì, mia moglie rimane. E niente. E quindi ne approfittate qualche volta andare in treno o no? Molte volte ormai non ho... Sì, Maria ogni tanto prende il treno, si fa una passeggiata a Cagliari, anch'io qualche volta le faccio compagnia. Guarda cosa hanno buttato di tutto di più. Mannaggia, che è vergognoso, mosse, qui mosse. Veramente scaldini. C'è materassi, cosa hanno buttato? E forse... E qui ancora peggio, ecco, perché veramente qui poi ti bloccano tutto. Vai a recuperare queste cose, questo è scandaloso, vergognoso e anche un peccato, veramente, questo sì, è veramente... Sono persone che non... No, è un crimine. Ancora io capisco, l'immondezza ti passa davanti a casa tua, ma lascialo davanti a casa tua, portalo, fallo portare via da loro, no, vengono sulle strade a buttare... questo caso, in questo torrente, certo. Un ponte della vecchia ferrovia, hanno buttato questa roba. Sì, sì. Ecco qua, si inizia un po' la salita, sì, si sente un po' qua, di salita, sì, però siamo a 2 passi proprio dalla strada statale, ecco. Però è bellissimo camminare qua. Diciamo che il tratto Genoni-Gestoli è veramente incantevole. Sì, sì. Semplice, sì, sì. Si può fare. Sì, molto, molto comodo anche per la camminata, diciamo. Sono 10 km. Sì, ma poi... 2 ore e mezza. Un tratto di strada molto... molto percorribile, non troppe salite, quindi anche per persone... Anzi, fino a Nuraghes è tutta discesa, sì. Molta pianura, e poi questa è una salita che non è, è graduale, proprio perché ci passava il treno. Era proprio una salita di niente.
Ecco, queste sono le curve troppo strette per gli attuali treni, non di complementare. Gli attuali treni delle ferrovie fanno curve non con raggio di curvatura non meno di 450-500 metri, che anche quelle curve così strette fa creare un abbassamento di velocità. Ma voi sapete lungo il percorso la velocità per ogni tratto, sì, no? Sì, è così? Sì, sono tutte segnate su, lungo le ferrovie. Ecco, ci sono i cartelli che indicano un massimo. Sì, poi adesso con la nuova tecnologia, con la ripetizione, automatico. Sì, con la ripetizione dei segnali, se superi la velocità della linea anche di 2-3 km, ti va in frena, automaticamente. Sì. Ti dà un paio di secondi di allerta, ti suona, ecco, e devi scendere. E devi abbassare, se non abbassi ti frena e ti ferma direttamente il treno e perdi minuti. Ma quindi questo è anche il caso, il macchinista che ne so, sì, che si senta male, si addormenti. Sì, 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 con le nuove, dove nelle ferrovie. Quando i treni AVE sono quelli più veloci, quelle migliori, quelli spagnoli? Si chiamano così, nel tratto da Madrid fino a Santiago, proprio nell'inaugurazione avevano fatto forse la curva ad alta velocità, per cui un disastro, erano morte decine di persone proprio il giorno dell'inaugurazione. E questo quanti anni fa? Io forse diversi anni fa. Io non ero più in ferrovia, sono già dal gennaio 2010 no, è successo dopo questo. Infatti ricordano, è proprio nei giorni di San Giacomo, quindi siamo a luglio, se non sbaglio, che era successo questo disastro. Sì. Non lo ricordo.